Stati Uniti vivono la fine di un altro pezzo di sogno americano. L'equazione college uguale lavoro ben remunerato è ormai lontana. Per migliaia di giovani come Amanda, che incontriamo nello stato di New York, il college significa soltanto debito, quello contratto con le banche per poter studiare che nella maggior parte dei casi non verrà rimborsato. È una truffa. E ora è diventato un gioco d'azzardo. Iscriversi al college, pagare i libri, le spese quotidiane, alla fine ritrovarsi con un debito enorme. Se poi si trova casualmente un lavoro, si lavora per ripagarsi il prestito. Ho lavorato per 3 anni, avevo accesso alla previdenza sociale. L'ho lasciato prima dello scoppio della crisi. Da quel momento ho fatto soltanto lavoretti. Ho 2 lauree e anni di esperienza lavorativa alle spalle e non riesco nemmeno a essere assunta in un alimentari. Tra il 1999 e il 2009 le rette sono aumentate del 37% per le università pubbliche e del 25% per quelle private. Nell'estate del 2012 il totale del debito accumulato dagli studenti è arrivato a 1.000 miliardi di dollari, superando quello accumulato dalle famiglie americane per l'uso delle carte di credito. Rachel, come Amanda, è un'altra vittima dei prestiti per il college. Deve alle banche oltre 80.000 dollari. A fine mese, grazie a 3 lavori part-time, riesce a portare a casa il salario minimo. Well, my mom taught me my entire life, like you have to go to college. She dropped out. Mia madre mi ha detto da sempre: devi andare al college. Lei ha dovuto lasciarlo per occuparsi di me, di mio fratello, perché si era sposata. Non aveva davvero altra scelta. Io e mio fratello da piccoli abbiamo vissuto per tantissimo tempo con appena $50 al mese. È stato terribile vedere mia madre lottare così tanto. Nella mia testa pensavo: devi andare al college, così potrai guadagnare e provvedere alla tua famiglia. Ero ossessionata da questo, perché pensavo: andrò al college, avrò un super lavoro, guadagnerò e potrò ripagare il prestito che sto prendendo. Ma questo non è accaduto, semplicemente non c'è nessuno che mi assume. Secondo le stime attuali, oltre il 50% dei neolaureati è disoccupato o impegnato in lavori part-time. L'indebitamento medio per studente è invece di $25.000, ma le cifre possono arrivare fino a $150.000. Per molti l'istruzione è diventato un vero e proprio business su cui speculare. Il costo degli studi universitari è aumentato del 600% dal 1985. Messo a confronto con altre categorie di beni e servizi, l'unico settore ad aver conosciuto una crescita simile è la sanità, dove i costi sono aumentati del 350%. Le università giustificano gli aumenti delle rette come conseguenza dei tagli alle risorse per l'istruzione. Ma per altri, le università sanno benissimo che gli studenti otterranno prestiti, spesso anche più di uno, e sempre a tassi altissimi. Andrew Ross è un docente della NYU Manhattan, è tra le menti della campagna Occupy Student Debt. Ci mostra un video dove alcuni studenti bruciano i documenti di accensione dei prestiti. Obiettivo della campagna: richiamare l'attenzione sui 6 milioni di giovani insolventi, neolaureati e già in bancarotta. Rispetto all'istruzione, la cosa più immorale è che nel contratto è previsto che lo studente si indebiti invece di trasformarsi in forza lavoro. Indebitarsi invece di contribuire lavorando. Quando si è fortunati si riesce a trovare un lavoro, ma a quel punto una larghissima parte del proprio reddito finisce a ripagare un debito servito a prepararti per il mondo del lavoro. In pratica, la finanza ti ruba una parte del futuro. Per molti l'indebitamento dei giovani statunitensi è una nuova bolla pronta ad esplodere. Dopo quella dei mutui subprime, come nel 2007, anche oggi le banche continuano ad offrire prestiti a una parte della popolazione che non sarà mai in grado di rimborsarli. Peter Schiff è parte dell'1% contro cui si scagliano i giovani di Occupy Wall Street e appassionato difensore dei principi del libero mercato. Per Peter la colpa è tutta del governo federale. Ci racconta che è stata l'amministrazione Clinton a introdurre per prima negli anni 90 l'attuale legislazione per i prestiti universitari, promuovendo l'accesso universale all'istruzione. By guaranteeing loans to students.
Garantendo i prestiti degli studenti, si è permesso che questi avessero accesso a prestiti che mai sarebbero riusciti a ottenere da soli. Le università quindi hanno alzato le rette, gli studenti allora si sono rivolti al governo per ulteriori garanzie, ma le università hanno alzato ancora di più le rette. È un ciclo infinito, alimentato dal governo federale. L'unica condizione per arrivare ad avere un'istruzione alla portata di tutti è estromettere il governo. Che si tratti di politiche per la casa, per la salute o l'istruzione, fin quando c'è di mezzo il governo i prezzi saliranno sempre. Se si vogliono prezzi bassi, bisogna dare spazio al libero mercato. Ma è ancora possibile parlare di libero mercato? Larry Doll ha i suoi dubbi. Dopo aver lavorato a Wall Street per 25 anni, afferma che dietro alla bolla dei subprime e a quella che potrebbe scoppiare a causa dei prestiti universitari c'è la relazione incestuosa tra governo e finanza. Chiunque sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti è certo che né Obama né Romney sono disposti al varo di un altro piano di salvataggio. Considerato che abbiamo un debito pubblico pari a 16.000 miliardi di euro, non credo si abbia interesse a intervenire per estinguere il debito degli studenti. L'opinione pubblica non lo accetterebbe? Non credo. Avete preso i soldi, scelto di rischiare. Se non volevate, dovevate pensarci prima. Detto questo, certo siamo in presenza di un racket. Possiamo dire che si sono approfittati di ragazzini di 18 anni? Certamente sì, lo hanno fatto, senza alcun dubbio. Non è stato fatto nessun accertamento, nessun tipo di controllo sulle disponibilità finanziarie. Dare i soldi e basta. E perché tutto questo? Per vendere prestiti. Prestiti che sono stati rivenduti a Wall Street e ora rappresentano un altro rischio. Negli Stati Uniti cresce ogni giorno di più un sentimento di ingiustizia verso un sistema propenso a tutelare i responsabili dell'indebitamento di una parte amplissima del paese. Con le elezioni presidenziali alle porte, in molti sperano che la situazione possa cambiare. La nuova generazione di indebitati però sembra farsi poche illusioni. Amanda ha scelto di destinare le sue mance per aiutare altri ragazzi come lei, ognuno con il proprio sogno e progetto da realizzare. Non si tratta di moltissimi soldi, ma a contare è più il gesto che l'aspetto materiale. Il sistema è una metafora del patriarcato, bisogna boicottarlo, combattere l'ingiustizia. Se la pensi così, allora sai cosa significa? Che l'istruzione pubblica dovrebbe essere gratuita. Non avrebbero mai dovuto farmi pagare questi soldi, lo sanno meglio di me, io non ripagherò mai il mio prestito scolastico. In primis perché non penso di doverlo fare e poi perché non posso. È una scelta forzata e anche di principio. Non ripagherò il mio debito universitario. It's by force and by principle that I'm not paying off my student loans. A pensarci oggi, mi sembra tutto orribile. Andando all'università ho rovinato la mia vita. Sarei stata comunque intelligente. Mi pento di ogni singolo giorno. Certo, se non ci fossi andata non avrei mai conosciuto il mio ragazzo e forse non avrei avuto il lavoro come assistente ricercatrice, che adoro. Ma certo, non vale $80,000 e il mio ragazzo l'avrei incontrato comunque da un'altra parte. Non ne è valsa la pena.